Vabbè, Francesco, no, io ho un argomento che devo fare per forza, perché sennò, no, perché ci ha lavorato Franco, ci ha lavorato anche Ferdinando e anche ho lanciato anche un po' di curiosità. Non c'era ancora il discorso della sentenza della Corte Costituzionale, per cui pensavo di centrare la trasmissione su questo. In realtà, prendo gli ultimi 10 minuti per fare questo omaggio sia a Franco che a Ferdinando e anche a Francesco Ortolani, che ha fatto questa cosa. Di cosa si tratta? Beh, ci hanno rubato sempre tutti i cristiani, no? Ci hanno saccheggiato. Beh, una piccola resa bisogna fargliela, bisogna che gliela rendiamo. Praticamente, su internet è stata fatta una canzone che è Stille Night, no? Cioè la notte silenziosa, che in Italia va anche sotto il nome di Astro del Cielo, fatta in versione pagana. Ed è molto bella, cioè fatta veramente bene. Le parole sono in inglese, però io ve le traduco subito. Allora, dimenticatevi tutta la versione, tutte le parole cattoliche. Vi ricordo che questa canzone fu scritta nel 1818 da Franz Gruber, musicista, e le parole che vengono cantate dai cristiani sono di un prete, tale Joseph Mohr, originali. Fu scritta nel paese di Oberndorf, in Austria, vicino alla Baviera, in Italia è conosciuta appunto come Notte Silente o come Astro del Cielo. La versione pagana praticamente si è presa è completamente cambiata e dice notte, in inglese Silent Night, Solstice Night, All is Calm, All is Bright. Ve la traduco immediatamente, tanto dopo l'ascoltate in inglese, dice notte silenziosa, notte di solstizio, tutto è sereno, tutto riluce, natura sonnecchia nel bosco e nella valle fino a primavera, quando lei si risveglia. Spiriti addormentati, crescete forti, spiriti addormentati, crescete forti. Notte silente, notte di solstizio, la luna d'argento brillante riluce, la neve ricopre la terra che dorme. Allora, i fuochi di Yule danno il benvenuto alla rinascita del sole. Dunque, ascolta la luce tornata, ascolta la luce tornata. Qui c'era un verbo, arc, che Sir Ferdinando ha avuto difficoltà a tradurlo, e anche De Ovis sul nostro sito, perché arc è un verbo arcaico e viene usato in italiano soltanto come imperativo, ed è ascolta come un imperativo. Per cui viene fuori, ascolta la luce tornata, ascolta la luce tornata. Silenziosa notte, notte di solstizio, riposa tranquillo finché la luce, e qui c'è un giro di parole che era stato difficile da tradurre, dice la luce girando sempre la ruota che gira, cioè il ciclo annuale che gira, la porta all'inverno a essere porta all'inverno a essere conforto e guarigione. Sì, perché c'era la ruota dell'anno, c'erano poi anche le ruote che venivano lanciate nei fiumi infiammati, cioè di conseguenza c'è. Esatto, riposa il tuo spirito sereno, risposa il tuo spirito sereno. Allora ve la rileggo velocemente senza interruzione e dopo ve la faccio ascoltare. E se avete i registratori vi consiglio anche di attaccarle perché è molto bella. Notte silenziosa, notte di solstizio, tutto è sereno, tutto riluce. Natura sonnecchia nel bosco e nella valle fino a primavera. Crescete, spiriti addormentati, crescete forti, spiriti addormentati, crescete forti. Notte silente, notte di solstizio, la luna d'argento brillante riluce, la neve ricopre la terra che dorme. I fuochi di Yule danno il benvenuto alla rinascita del sole. Ascolta la luce tornata, ascolta la luce tornata. Silenziosa notte, notte di solstizio, riposa tranquillo finché la luce, girando sempre la ruota che gira, porta l'inverno a essere conforto e guarigione. Riposa il tuo spirito sereno, riposa il tuo spirito sereno. Vado con la canzone e buon ascolto.
spero che vi sia piaciuta. È più bella la versione pagana comunque che non quella cristiana, decisamente, direi. Francesco, vai che io sono riuscito a fare tutto quello che dovevo fare. Beh, oggi stasera dalle 19 alle 20 parlerò sempre e continuerò il discorso sul crogiolo. Beh, se vuoi diamo via le telefonate, visto che ci sono 10 minuti. 049-700-700 e 049-700-838. Chi se ne è occupata è un italiano. Pronto? Ciao, veloce, dimmi. Sono veloce. Il popolo ebraico è un popolo di pazzi e il popolo dei pezzi della chiesa sono società delinque. Ci fanno perdere tutti i danari. Ciao, ciao. Telegrafico Alessandro. Pronto? Ciao. 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 Benissimo. Bellissima canzone. Hai visto la E l'ha fatta bene anche, veramente. Ma anche semplice proprio. Semplice e bella proprio. Lineare? Sì, 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 senza strafaccioni, sì. Sì, sì, sì. Niente, bei libri. Guardi, sono un po' i libri. Sì. Niente, volevo fare un saluto. Ho sentito, però ho frainteso la sentenza, no? Che ti parlavi prima. Sì, beh, anch'io, Ivano, quando ne avevo parlato, anch'io ero convinto di un'altra cosa. Esatto. Poi raccogliendo documentazione. Cioè, bisogna studiare le cose, sai. Frainteso perché io capivo mai magari che sì, ma allora hanno voluto, qualcuno secondo me ha anche voluto che si capisse male, sì sì, ben tanto la massa di sé capisce, poi metti in mezzo un po' che poltiglia ti fa su un fagoteo, una bella, sì. E dopo tanto è così, fai il presepio, certo, Dio Cristo è questo qui, infatti. Va bene Ivano, grazie, ciao, buona giornata, ciao, ciao. Infatti appunto ha ragione Ivano, all'inizio la notizia sulla, sulla sentenza del Corte Costituzionale era un attimino equivoca. Ciao Giacomo. Ciao. Ciao. Io sto chiedendomi da un po' di tempo cosa aveva fatto questo individuo 2000 anni fa per essere ucciso, no? È una domanda molto elementare. Oh, l'ho beccato quel bambino nudo, eh. Ecco, una. Quello è già. Cioè, almeno al giorno d'oggi ciò sarebbe causa di arresto, almeno. Mi sembra che sia una cosetta abbastanza. Sì, delicata. Ma anche se Sant'Antonio sai. Delicata. Uno, ma state attenti, è stato crocifisso da chi? Non si sa. Non si sa. Non si sa. Ma lui era veramente ebreo? Questo io mi chiedo. Ma non si sa, non è mai neanche esistito. Non è mai venuto a finire proprio a Roma. Non è ma non si sa? Ipoteticamente figlio di Tiberio, come Giuda ben Pantera, Iesua ben Pantera, tutti e due, chi lo sa? E se è stato impiccato, da chi è stato impiccato? Supponiamo, ipotesi, da tutti gli ebrei, sì o no? Ecco, brava gente, brava gente. Ma allora, lui ne aveva combinate di tutti i colori, probabilmente perché se aveva fatto tanto bene, io non credo che sia stato ripagato con tanto male. Prima cosa. E dopo era ebreo, quindi è stato impiccato dagli ebrei. E gli ebrei oltretutto sono molto buoni, perché si vede adesso sono buonissimi, no? con gli arabi sono ottimi. E quindi per conto mio hanno ricevuto quello che si meritano, parlando di causa effetto, vi va bene? Vabbè, se vuoi. Basta, causa effetto, io la prendo così, Va come bene. È stata passata. Certo. Ragazzi, vi saluto e vi ringrazio. Buona giornata. Ciao, ciao. Sì, beh, c'è un discorso fondamentale che Gesù Cristo non è mai esistito, di conseguenza ciao, non si può. Ciao, Marco. Ciao. Ciao. Hai sentito la musica di Natale e subito ti sei fatto vivo. ti porto gli auguri, guarda, vivissimi di Padre Livio. E la benedizione no? No, adesso parlo serio, a proposito di tutto l'argomento della prima parte della vostra trasmissione, no? Di questa sentenza della Cassazione. Corte Costituzionale. Della Corte Costituzionale. Quindi siamo proprio ai vertici qua, no? dell'espressione istituzionale dello Stato. Sì, infatti. Ecco, perché poi, per esempio, no? Onestamente, tra virgolette, i preti dicono che una sentenza del genere è solo frutto del maligno. Adesso c'è il drago che si è scatenato, no? L'Europa che sta voltando le spalle al cristianesimo, quindi bene tutta l'America, là c'è lo Spirito Santo che sta assistendo i governanti. Sì, vero. Sì, perché adesso tirano via il matrimonio gay, vogliono tirare via l'aborto. E allora l'Europa invece c'è il Satana che sta in. Vuoi che ti lega una notiziola degli Stati Uniti? Sì. Un trafiletto piccolo piccolo che nessuno è andato a leggersi.
Allora, vediamo un attimino se scorrendo sti giornali qua riesco a leggere. Incinta se ti fai toccare. Uno studio commissionato da un deputato americano ha rivelato che i 13 principali programmi scolastici sull'astinenza sessuale, tanto predicato dal presidente Bush come prevenzione dell'AIDS, sono un concentrato di perle di disinformazione. Si dice ad esempio che l'aborto può portare al suicidio e alla sterilità, che metà dei gay americani hanno l'AIDS o che farsi toccare i genitali può portare alla gravidanza. Questa è la cultura americana. E questo è il contropremio, il premio che gli hanno dato i cattolici per averlo rieletto, no? Comunque, ecco, una cosa volevo dire. Ma è giusto che adesso, io dico, un prete bene o male che ha una radio in mano e fa informazioni di questo tipo, cioè dice che, per esempio, un giudice che emette una sentenza del genere, tipo quella che bisognerebbe levare i crocifissi dai posti pubblici, eccetera, è uno che praticamente fa le veci di Satana. Sì, come sì, no. No. In sostanza è questo quello che loro dicono. Il giudice facendo. Ma voglio dire, non sarebbe anche questo un reato, un'offesa a uno che in un certo senso ha il compito istituzionale di fare eseguire le leggi, di applicarle e di renderle giuste e uguali a tutti quanti? Comunque. Ora, visto, scusa Claudio, dimmi. Visto che loro dicono che bisogna, come con la Caritas, aprire le porte a tutti gli emigranti, che sono l'altra faccia di Dio, che sono il nostro Gesù Cristo, che noi dobbiamo vedere nel povero. Nel Basta che si mettono in ginocchio. E allora, una società. Un momento, una società multietnica, come pensano di regolarla? Certo. Ma col crocifisso loro? Perché a un certo punto, allora. Se dobbiamo rispettare la persona, anche tu che sei cattolico devi rispettare tutto quello che c'è dietro la persona, la sua idea religiosa, la sua idea di certo. Stato, tutto qua. Allora, se le leggi, secondo me, sono le uniche a questo punto che, alle quali affidiamo il compito di regolare in modo corretto, certo. istituzionale, questo convivere, che non si metta la religione a fare propaganda fideistica, che poi è quella che mette veramente uno contro l'altro, che mette una religione certo. contro l'altra, che mette una istituzione certo. contro... voglio dire, se loro adesso si comportano così davanti a una sentenza della Corte Costituzionale e dicono ma voi rappresentate Satana e questo è il maligno che sta veramente sovvertendo la legge di Dio eccetera, voglio dire state attenti perché non è solo una istruzione e religiosa quella che fate, certo. incide anche dal punto di vista istituzionale. Certo. Devo chiudere Marco, ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Niente, io prima di mandare pubblicità immediatamente, ma vi ricordo che la diocesi cattolica di Orange County in California ha battuto la diocesi di Boston. La diocesi di Boston ha pagato 85 milioni di dollari per risarcimento per i preti che hanno stuprato i bambini. Ebbene, la diocesi invece della California, dell'Orange County, ha pagato 100 milioni di dollari. Un'altra cosa, la Gatto Trocchi sta insegnando il satanismo ai preti cattolici, ma questo magari ve lo farò un'altra volta. Ciao a tutti, ciao. Vi do appuntamento per stasera e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao, 19 sono qua, ciao.